auguri a tutti, buon anno, buon 2023. Abbiamo appena terminato la celebrazione durante la quale abbiamo cantato il Veni Creator. È una celebrazione particolare, abbiamo ricordato molto Benedetto XVI. Anche l'omelia è stata un po' la ripresa dell'omelia che l'ultima omelia del primo dell'anno che ha pronunciato Benedetto XVI, il primo gennaio del 2013. E ci siamo sentiti esortati a vivere nella fede, nella preghiera e nella contemplazione del volto di Dio, perché da qui è la sorgente della pace. Papa Benedetto ha insistito in quell'omelia su una pace che può essere sempre raggiunta in ogni circostanza attraverso l'atteggiamento di Maria, che è quello del riflettere, del meditare, del considerare le cose, e poi anche nella contemplazione di Gesù, del volto di Gesù che ci rivela il volto del Padre. Una riflessione molto, molto spirituale, che però va a raggiungere quel messaggio fondamentale che la pace è possibile attingendola dal Signore, nonostante le circostanze esteriori che allora, 10 anni fa, come oggi, sono molto difficili, forse oggi un po' più difficili, ma il mondo è sempre travagliato da tante problematiche che richiedono sempre, in ogni momento della storia, l'invocazione a Dio e l'impegno nostro affinché anche attraverso la nostra opera si possa costruire quel bene che è reso possibile da noi. Infatti il Papa ci invitava anche a non dimenticare quegli aspetti di bene che comunque sono molto diffusi nella nostra società, non fanno molto rumore, non fanno tanta notizia, ma sono presenti. E abbiamo ricordato i volontari, abbiamo ricordato le famiglie che si impegnano a vivere nella fedeltà e nella pace, eccetera. Non dobbiamo dimenticare questo bene diffuso che poi è quello che regge il mondo. Al termine della messa siamo andati fuori dalla cattedrale, in un piccolo largo che si chiama Largo Crescentino, dove c'è un'immagine in alto della Madonna che presiede al centro della città, e lì i vigili del fuoco hanno portato una corona di fiori. È l'omaggio di ogni anno che facciamo a Maria, perché protegga, e chiediamo lei che protegga la nostra città, gli studenti, i giovani, i bambini, le famiglie, tutti, affinché il cammino possa procedere in quella fede che ci viene chiesta come credenti. E quindi gli auguri per il nuovo anno sono innanzitutto auguri perché ci sia un cammino di fede che cresce. E poi certamente anche auguri perché tutto il bene di cui abbiamo bisogno possiamo raggiungerlo. E la prima necessità che tutti sentiamo adesso è che la pace venga, cioè che termini questa orrenda guerra che sembra non voler finire. Chiediamo al Signore di agire profondamente nei cuori, nell'intelligenza dei responsabili, perché si possa trovare una soluzione. Questa è la preghiera per questo giorno della pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace e auguri, buon anno a tutti. Grazie.